Consigliere Bastoni, stamattina nell'ambito della commissione territorio e infrastrutture si è parlato soprattutto di treni, è intervenuto anche l'amministratore delegato, un'impressione. Beh, l'impressione è che i trasporti in Lombardia hanno obiettivamente delle criticità, anche per stessa ammissione dell'assessore ai trasporti. È ovvio che queste criticità bisogna andare ad analizzarle. I trasporti lombardi sono gestiti da un'azienda che è Trenord, che è al 50% partecipata dallo Stato e che questo, diciamo, la parte riguardante la rete ferroviaria invece è gestita al 95% dallo Stato. Pertanto diciamo che c'è anche una necessità di intervento sicuramente dalla parte centrale del nostro paese, quindi dello Stato. Purtroppo questo a danno di una regione che dovrebbe invece avere una rete ferroviaria e un sistema di trasporti che dovrebbe essere un'eccellenza. Così dobbiamo ammetterlo senza aver paura di dirlo, purtroppo non è in questo momento. Ecco, in attesa di un miglioramento, lo stesso amministratore di Trenord ha detto che ci sarà questo piano, insomma, di emergenza per cercare di risolvere alcuni disagi. Lei è intervenuto qualche settimana fa anche sulla questione dell'aumento del biglietto ATM. La Comune però dice che questo andrà a toccare solamente le persone che utilizzano i mezzi occasionalmente, mentre ci sono delle agevolazioni nuove. Ma tocca alle persone che pagano il biglietto. Purtroppo in questo momento a Milano c'è una grossa parte di utilizzatori del mezzo pubblico che non paga il biglietto. E pertanto noi ritenevamo che fosse necessario fare un altro tipo di intervento, per esempio quello di aumentare i controlli, investire sul personale che facesse anche da controllore, cosa che adesso in questo momento non c'è sui mezzi pubblici. Pertanto noi riteniamo che va a punire ancora le persone oneste che il biglietto lo pagano. In più, se noi aggiungiamo che il Comune di Milano ha appena approvato il provvedimento che viene chiamato con area B, cioè la circolazione all'interno della città di tutti, il divieto di circolazione di tutti i mezzi da euro, i mezzi diesel da Euro 3 in giù, capite bene che una città che vuole incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, invece che aumentare, dovrebbe fare qualcos'altro, perché così sicuramente non si incentiva. Quindi questi aumenti sono previsti tra marzo e aprile del 2019, ma è Esatto. già stato definitivamente approvato il provvedimento oppure Sì, c'è è un stato margine approvato perché non deve passare di... in consiglio questo provvedimento, quindi non è necessario il voto del consiglio comunale. La giunta, in accordo con ATM, ha preso questa decisione, pertanto purtroppo dobbiamo dire sulle spalle dei milanesi, dopo soli 7 anni di governo di centrosinistra continuativa e due sindaci, il biglietto dell'ATM è raddoppiato. Nel 2011, quando venne votato per la prima volta Pisa-Pia, il biglietto dell'ATM costava 1 euro. Da marzo dell'anno prossimo costerà 2 euro.